Come ti è venuta l'idea di creare la campagna Vorrei prendere il treno? La campagna nasce molto per caso. Io scrissi un articolo sul mio blog per parlare delle malattie tettoniche, però in maniera un po' divertente e ironica. Facevo un appello alla politica, dicevo: fatemi prendere il treno non tanto perché sia un mio diritto, ma perché voglio innamorarmi sul treno, incontrando la ragazza dei miei sogni come in un film. L'articolo fu molto condiviso. E allora, per non sprecare questa occasione di attenzione mediatica, ho deciso di fondare la ONLUS Vorrei prendere il treno, con l'obiettivo di continuare a sensibilizzare e a realizzare progetti riguardanti la disabilità a 360 gradi. E qual è il progetto di questa campagna che ti ha più reso orgoglioso? Ce ne sono tanti. Orgoglioso in particolar modo mi rendono i servizi che noi offriamo ogni giorno. Siamo riusciti a finanziare uno sportello di ascolto psicologico completamente gratuito per ragazzi e per famiglie. E poi offriamo ogni anno, da 3 anni, un servizio di pet therapy negli ospedali, in pediatria. E è bello vedere come ci siano dei risultati concreti anche a livello di salute, poi in quello che facciamo. E poi, ad esempio, il primo anno subito siamo riusciti in un anno ad acquistare una macchina completamente accessibile che viene usufruita dal mio comune, Cerreto Guidi, per il trasporto scolastico in particolar modo di ragazzi con disabilità. Quindi pensare che questo sia possibile solo grazie alle donazioni di chi ci segue mi rende particolarmente felice. E con quale pregiudizio ti sei scontrato nel corso della tua vita? Ma credo più che un pregiudizio, un atteggiamento che è un po' quello della superficialità, anche con un certo pietismo, no? Si pensa che a rendere un paese accessibile sia un aiuto per le persone con disabilità e basta. E questo secondo me è un grosso pregiudizio, perché poi non è così. Un paese più accessibile è un paese che include le mamme con il passeggino, gli anziani con il Esatto. bastone o i ragazzi grandi e grossi che si fanno male giocando a pallone e per un mese devono portare le cartelle. Quindi pensare che la disabilità riguardi una cerchia ristretta di persone e non tutti, è secondo me un grosso pregiudizio che dobbiamo combattere. Ok, allora, parlaci del tuo nuovo libro Faccio salti altissimi. Sì, Molto bello, grazie. eh? È uscito nel marzo dell'anno scorso per Mondadori, è una sorta di autobiografia, però la mia vita è un po' una cornice per raccontare poi altre storie. Storie di diritti, storie di minoranze, non necessariamente collegate alla disabilità, quindi è stato un modo per dare voce a tante battaglie e poi per ricordare un po' come dice il titolo, che è preso da una frase che io dico sempre: vivo con le ruote per terra, ma faccio saltantissimi, per ricordare che ognuno di noi, a prescindere dalle proprie difficoltà, può fare grandi cose. Progetti futuri? A lungo termine non ne ho, perché semplicemente vivo sia la ONLUS che il mio lavoro molto giorno per giorno, in base a quello che ci arriva, alle proposte che ci vengono fatte. Noi appena finiamo un progetto ne scegliamo subito un altro senza grandi schemi. Sicuramente continuare a offrire i servizi costanti che vorrei prendere il treno da. Quindi mantenerli, e poi ad esempio proprio questo mese stiamo finanziando una raccolta fondi per una squadra di rugby, No, tra l'altro di interessante. Roma, i Romanes, e vogliamo raccogliere dei soldi per permettergli di partecipare a un torneo europeo, visto che comunque di sport inclusivo non se ne parla purtroppo abbastanza. Credo che
possa essere una bella occasione per sensibilizzare anche in questo settore. Molto bene. Ti sei mai trovato in una situazione di emergenza? Sì, 4 o 5 anni fa, nel 2014, il nostro paese è stato colpito da un violento uragano e quindi la mia casa si è trovata proprio lungo il percorso dell'uragano, ero solo in casa dall'altro, quindi immaginate per me la preoccupazione, fortunatamente durata 4-5 minuti. Però i danni sono stati importanti. Io fortunatamente abito al piano terra, quindi a parte il disagio di dover andare dalla nonna per qualche giorno, però sono stato sicuramente molto più fortunato di tanti altri che magari abitano ad un piano superiore, quindi diventa complicato anche lo spostamento oppure la cura in casi di emergenza. Ho capito. Secondo te, come si possono sensibilizzare i cittadini sul tema della protezione civile e sui rischi del nostro paese? Io credo che raccontare storie sia sempre un ottimo modo per sensibilizzare, far vedere quello che non funziona e far vedere anche quello che funziona. Io ricevo veramente, direi quasi ogni settimana, domande di persone che mi chiedono: ma se a scuola da mio figlio c'è il terremoto e lui è in carrozzina, ma chi me lo porta al piano di sotto? Chi è che si preoccupa? L'animo umano non è molto altruista in questo caso, in alcuni casi uno è portato a salvare se stesso e non pensa magari a chi ha nelle difficoltà, quindi c'è molto da lavorare su questo, creando anche dei percorsi standard, perché io vedo che ogni scuola, ogni ospedale ha delle regole un po' sue ogni volta, mentre dare delle linee guida concrete che possono essere appunto imparate sia nelle strutture e nelle istituzioni che nei cittadini, sarebbe una bella cosa. Io ho un amico che vive in Giappone e loro ogni volta che vanno in un appartamento nuovo in affitto trovano un librettino con delle linee guida su cosa fare in caso di calamità, dal terremoto agli uragani, e hanno proprio un kit con il cibo, un kit con. Quindi, ovviamente si sta parlando di fantascienza per noi, però è un ottimo spunto dare una sorta di regolamento per le calamità naturali. Quindi è importante informarsi e prepararsi prima che succedano eventi emergenziali. Grazie davvero, Jacopo. Grazie a voi.